2. In viaggio verso il Volga, l'addestramento ad Angels in una base segreta dell'aviazione. La sera del 17 ottobre il gruppo aviatorio compie la prima marcia a piedi, battendo i tacchi sul selciato delle vie gelate di una mosca livida e buia, già immersa in un inverno precoce. Per tutte il rammarico più grande è quello di dover lasciare la città nel momento del massimo pericolo, quando invece speravano di poterla difendere e di non doverla abbandonare per raggiungere una località distante 600 km. Alla stazione Kazansky la colonna viene smistata sui carri di un treno merci. In base alla qualifica ottenuta all'Accademia Zubalski, Zub, le aviatrici con le aviatrici, gli ufficiali di rotta con le loro colleghe, le armiere con le esperte d'armi, le meccaniche con le intenditrici di motori. Nel percorso lentissimo interrotto da numerose soste, le volontarie sperimentano i primi rigori della vita militare in regime di guerra. Il vitto scarso consiste in un pezzo di pane giornaliero condito con un pezzetto di pesce salato nel tè lo zucchero è razionato. Marina Rascova si incontra ogni giorno con tutti i gruppi per capire più a fondo le esigenze di ognuna vuole aiutarle a non sbagliare, far capire alle ragazze che sono ancora in tempo per sfuggire alla tragedia del fronte me fa conoscere i primi terribili effetti attraverso la testimonianza dell'aviatrice Nadia Fedutenko che viaggia con loro. Così compagna maggiore fino alla guerra ho lavorato nel XIV reggimento trasporti ed ecco che il 23 giugno entrai nell'armata rossa nella flotta aerea di Kiev per operare al fronte meridionale come addetta al trasporto dei feriti o degli sfollati della prima linea. Portavo armi e rifornimenti ai partigiani. Nei giorni in cui Mosca vive ore disperate e rischia di cadere in mano alla Wehrmacht, si può comprendere lo stato d'animo teso e concitato delle ragazze che ascoltano tutte con il fiato sospeso. Sembrano quasi invidiarla. Perché hanno già visto il campo di battaglia. Nadia spegne con un sorriso quell'esaltazione, esclamando: Sì, sì, è vero, io ci sono riuscita. Ma vi, vi assicuro che non c'è nulla da invidiare. La guerra basta e avanza per tutti. Finalmente, il 25 ottobre, prima dell'alba, il convoglio giungeva a destinazione. Le reclute furono sistemate in alcuni cameroni della Casa dell'Armata Rossa in mezzo all'ilarità degli ufficiali di sesso maschile. Ma come? E queste donnicciole pretenderebbero di combattere per di più a bordo di moderni apparecchi? Solo il prestigio di Marina Rascova riuscì a ristabilire la calma. Perplessità furono espresse dallo Stesso direttore della scuola, che tuttavia non poté sottrarsi all'obbligo di offrire il proprio aiuto, e l'intero contingente femminile entrò nel gruppo aviatorio numero 122, suddiviso secondo le diverse specialità: piloti, ufficiali di rotta, tecnici. Nei primi giorni di permanenza ad Engels si posero le basi per la preparazione politica. Il gruppo 122 poteva contare su 30 iscritte al PQS e 200 al Consomol. Una volta costituiti i reggimenti, agli inizi del 1942, la responsabilità della scuola Quadri fu condivisa da Kurikova, Eliseva e Rakcevice, mentre furono nominate segretarie dell'ufficio politico Runt, Kazarina, Molokova, Ciopo. Cioppo e Elena Luchina, Nina Potanova diressero il Consomol e furono proposte come candidate future a tale incarico gli ufficiali di rotta Valia Kruvchenko, Galia Zutovskaya, Galia Olchovskaya. Responsabile degli armieri divenne Ania Romanova. I membri del partito del Komsomol dovevano dare il loro buono esempio sia nell'addestramento militare che nelle, nella disciplina. Nelle diverse forme di preparazione bellica intervennero come docenti gli esperti della scuola militare coadiuvati dagli istruttori di volo che si servivano di aerei scuola. Per le allievi i primi giorni furono durissimi sia dal punto di vista psicologico che fisico. La vita di caserma comportava l'obbligo di uniformarsi a regole precise. Il taglio obbligatorio delle trecce fu il primo trauma subito da tutte. Lo rievoca emblematicamente Irina Rokovolskaya. Il 16 ottobre 1941, nei giorni più critici per Mosca, invece di inviarci in trincea, ci fecero salire su dei vagoni merci e partimmo verso oriente. Nel giro di una settimana ci trovammo ad Engels. Il primo ordine che ricevemmo la mattina presto, stando in piedi sulla pensilina della stazione, vestita nei nostri lunghi cappotti militari, fu quello che impose a tutto il gruppo aviatorio. 122, una pettinatura alla maschio, con i capelli corti, a metà orecchio. Potevamo mantenere le trecce solo con il permesso speciale della rascova. Marina... Oltre ad essere la nostra comandante era una ragazza che amava sembrare molto adulta. Noi eravamo ragazzine in età compresa tra i sedici e i ventidue anni, lei ne aveva ventotto. Nessuna di noi ebbe perciò il coraggio di chiederle di lasciarci i capelli lunghi. Il giorno dopo giaceva sul pavimento di, di un salone da parrucchiere un tappeto di trecce bionde, rosse, castane. Katia Migunova esprime il disagio sofferto dalle ragazze nei primi giorni di permanenza alla scuola quando erano ignare di tutto, anche delle più elementari regole di disciplina, ed era molto difficile per loro raggiungere la perfezione richiesta dai superiori nella cura della divisa, a prendere il passo militare nei diversi ordini di marcia. Per tutto ci vuole del tempo. In una lettera inviata ai genitori, Eugenia Rudevna descrive una situazione già vissuta da altre volontarie all'Accademia Zukovski. «Ci hanno assegnato la divisa, ma come ci sentivamo a disagio la prima volta in cui l'abbiamo indossata. Casacche e pantaloni fuori misura, cappotti lunghi o troppo larghi e, fatto ancora più tormentoso, stivali di numero tra i quaranta e il 43». E le fasce ai piedi? Quante volte hanno dovuto insegnarci come avvolgerle? Meno non pensarci, ci sentivamo così deprivate della nostra femminilità, per non parlare delle maschere antigas e della borraccia. Ma fu la stessa Marina Rascova a costituire un modello da tutti i punti di vista. In lei il rigore intellettuale indispensabile a far fronte così brillantemente all'impegno militare riusciva ad armonizzarsi con un temperamento artistico ed una femminilità esuberante e generosa. Un raro equilibrio le consentiva di portare a termine con successo le missioni più rischiose, di dirimere ogni conflitto con il sorriso sulle labbra, come scrive la Migunova. L'ordine razionale di cui era dotata risultava nel lavoro da lei svolto presso lo Stato Maggiore, mentre era la guida di un aereo, eh, un aereo nello studio. Dedicava molta cura alla sua persona e nel vestire la divisa che donava molto alla sua figura snella, non molto alta ed armoniosa, al suo bel viso incorniciato da folti capelli neri acconciati con una pettinatura severa. Quando Marina sorrideva o rideva, in lei rideva tutto: i suoi occhi chiari, i suoi denti smaglianti. Nei piani della comandante, il gruppo aviatorio 122, per essere in grado di combattere al fronte, doveva acquisire nel giro di qualche mese la preparazione pluridisciplinare cui gli allievi di quella scuola avevano raggiunto. In tempo di pace, solo dopo tre anni di frequenza. Per questo i ritmi di apprendimento imposti alle ragazze furono particolarmente pesanti. Dodici o tredici ore al giorno suddivise tra l'addestramento militare graduale e progressivo lo studio di discipline scientifiche senza trascurare la storia e l'ideologia marxista. Lezioni in classe per più di 11 ore al giorno, incluso l'alfabeto Morse e la, preparaz la preparazione al combattimento. Di sera occorreva studiare per il giorno dopo. Nella nuova formazione la disciplina era molto rigorosa. Gli istruttori ci guardavano con commiserazione, soprannominandoci Battaglione della morte. Ma e la fantasia riuscirono ad aprire dei varchi in tanta fatica e sofferenza le ragazze componevano canzoni versi scherzosi nacque a poco a poco il giornale del gruppo nei rari momenti di riposo la comandante riusciva a strappare anche per sé qualche ora per suonare il pianoforte per ballare la marsianca la, la tipica danza popolare russa i maschi della scuola a maggior ragione dubitarono delle capacità militari delle colleghe quando le sorpresero a raccogliere fiori di campo intorno alla pista dell'aeroporto. Il 7 novembre, mentre Stalin pronunciava il suo secondo appello alla nazione e la capitale era sempre più minacciata, le reclute presentarono il giuramento. Nel discorso che il Maggiore Rascova rivolse alla sua formazione fu sottolineata la continuità storica dell'impegno femminile in guerra nelle diverse epoche. La storia ci ricorda che singole donne presero parte a dei combattimenti. Nazetna Durova partecipò alla guerra patriottica del 1812 travestendosi da uomo nel reggimento degli Ussari. Nella stessa guerra sono note le imprese eroiche compiute da Vasilissa Cozzina Giovanna d'Arco ed altre donne sono entrate nella leggenda. Un gran numero di donne ha partecipato alla guerra civile, ma si trattò di casi particolari in cui tutte entrarono in unità maschili. Secondo la comandante, il ruolo della donna sovietica era ben diverso poiché per la prima volta nella storia la Costituzione socialista sanciva l'assoluta parità di diritti e di doveri tra i due sessi. In quel momento il dovere di tutti era quello di difendere la patria aggredita. Dopo il giuramento la preparazione militare divenne più specifica. Le prove più impegnative furono riservate agli ufficiali di rotta. Entrare in quella specialità era stato il sogno e la sfida di tutte. Qualcuna come Polina Elman ed Alexandra Akimova c'era riuscita, nonostante la provenienza dalla facoltà di lettere. Quasi nessuno degli ufficiali di rotta aveva volato prima. Un esercizio preliminare da ripetere più volte fu quello della vestizione nell'equipaggiamento di volo. La divisa invernale necessaria per salire a bordo costituiva un affare serio per le ragazze di piccola statura come Polina Elman o Tonia Zubkova, Civaz do Spanova, che riuscivano a farlo molto lentamente. Nella cabina di un biposto R5, l'istruttore di volo rivolgeva alle allieve quesiti riguardanti la rotta, la velocità e la quota. Tempeste di neve e di vento rendevano più ardue le risposte. Dal gruppo aviatorio 122 nascono i reggimenti 186esimo, 187esimo. Dal gruppo aviatorio 122 nascono i reggimenti 586esimo, 587esimo e 588esimo. Alla fine del 1941 la preparazione delle future combattenti proseguì secondo un programma comune, sia nella teoria che nella pratica, finché arrivò il momento di scegliere i comandanti delle diverse unità e i capi servizio. Un compito delicato che la Rascova svolse dialogando a lungo con le possibili candidate per comprenderne le qualità umane ed il carattere. La verifica dell'attività svolta dal gruppo aviatorio era affidata agli istruttori militari. Non fu affatto semplice individuare i quadri di, di comando. Per quanto riguardava il 588 reggimento aereo da bombardamento notturno, la scelta di marina cadde su Eud Eudovia-Davidovna-Bersanskaya. Donna dal carattere fermo ed equilibrato, già istruttore di volo, forte di una vasta esperienza conseguita nell'aviazione civile, insignita da onorificenze. Sul momento, la Bersanskaya rifiutò, poiché la spaventavano le responsabilità che la attendevano. Ci volle qualche giorno per convincerla. Commissaria politica divenne Ira Dovchenko. Comandante di Stato Maggiore Irina Rokobolskaya. Anche lei non fu subito pronta a accettare la nomina perché, come tutte le studentesse divenute ufficiali di rotta, sperava di cimentarsi nel volo e non di restare a terra a studiare mappe. Le fu allora spiegato che il capo di Stato Maggiore è la persona più vicina al comandante del reggimento così non si sentì sminuita e con l'aiuto della Bors Bersanskaya imparò ben presto a redigere dei rapporti, a comprendere la sua funzione anche sul piano operativo, poiché un documento steso dallo stato maggiore cambia di significato in una situazione concreta, soprattutto al fronte. Identica fu l'incertezza di Alexandra Makunina, nominato a sua volta capo di Stato Maggiore nel Reggimento dei Caccia 586. Fatto sta che a un certo punto mi convocarono di notte allo Stato Maggiore della Guarnigione, dove trovai la rascova e Bae, e Bagaev, comandante della scuola di aviazione, mi rivolgo alla Rascova dicendole: Compagna, io volevo volare e per questo sono entrata nell'aviazione. E lei? Io posso contare su molti patrioti, ma mi serve un comandante di stato maggiore. Tu hai l'attitudine al comando? Sei preparata? Sei una geografa, sai leggere le carte di navigazione aerea. Potrei preparare gli ufficiali di rotta. Sei un soldato e devi accettare gli ordini. Anche Alexandra, aiutata dalla comandante della sua unità, la famosa Tamara Kazarinova, capì a poco a poco che il capo di state maggiore costituiva il riferimento più importante a terra per il comandante militare. Commissario politico del 586° reggimento divenne la Kulikova. Marina Raskova scelse invece per sé il comando del 587° reggimento, costituito da bombardieri leggeri modello SU2 e nominò capo di stato maggiore il capitano Marina Kazarinova, sorella del maggiore Tamara Kazarinova. La Rascova continuò a curare la preparazione di tutti e tre i reggimenti in cui entrarono professioniste e professionisti dell'aria. Nei reggimenti dei caccia, il 586 e il 587 furono reclutati piloti dell'aviazione militare. Per il reggimento adibito ai bombardamenti notturni Zueri U2, i piloti furono selezionati tra quanti avevano già conseguito brevetti negli aeroclub. Agli inizi del 1942 ci furono ancora da parte delle volontarie obiezioni o richieste di passaggio da una formazione all'altra. La Bersanskaja, ad esempio, cercò nuovamente di sottrarsi al comando del 588, come Nadia Fedutenko, che sperava di non dover assumere il comando della prima squadriglia del Reggimento di Su-2, il 587. E Zenia Timofeva che rifiutò il comando della seconda squadriglia. Lara Skova riuscì a superare tali difficoltà affiancando alla Bresanskaya come vicecomandante Sina Amosova, inizialmente inserita nel 587. Nello stesso periodo molte ragazze avevano continuato a scrivere a Marina sperando di essere arruolate. Ci fu anche chi, come Sasha Botinceva, si presentò direttamente ad Engels e fu subito accettata, grazie alla sua eccellente preparazione, nel gruppo degli ufficiali di rotta. Nella primavera del 42, giunsero alla scuola quattro giovanissime aviatrici provenienti dagli Urali: Katia Musatova, Tonia Skobilova, Masha Kirilova e Sasha Ego Egorova, che furono inserite in un'unica squadriglia. A queste vi aggiunsero due esperte di tecnica militare, Xenia Sankucci e Valeria Buliceva, già decorate al fronte occidentale per i voli effettuati in soccorso ai feriti e ai partigiani. Nonostante l'afflusso abbastanza, in, abbastanza intenso di nuove reclute, l'organico dei tre reggimenti non era ancora completo e allora fu emanato un altro bando. Rivolto dalla Rascova alle iscritte al Consommo nella città di Engels. Risposero molte studentesse degli istituti di tecnica aerea e le operaie di diverse fabbriche adibite alla produzione bellica. Per questi contingenti si aprirono subito dei corsi intensivi più brevi.